Buonasera, siamo qui con il signor Russo. Buonasera. Salutiamo la telecamera. Buonasera, sono un po' stanco. L'abbiamo notato, in realtà è una cosa positiva, perché il signor Russo oggi ha dato davvero tanto in mezzo al campo. Energie messe a disposizione di una squadra che comunque ha reagito bene contro la squadra di Ross. Vabbè, sono stati i primi 3 punti, a me fa piacere. Abbiamo corso tanto perché lavoravamo questa vittoria. Lavoravamo, l'abbiamo cercata e l'abbiamo trovata. La squadra finalmente inizia a girare, i ragazzi sono più motivati. All'inizio magari l'avevano presa più sotto campo, però mo sembra che secondo me... Infatti ho visto che ci sono meno leziosità in mezzo al campo, essere il più pratici possibile. Sì, sì, 2 tocchi la diamo. Cioè... Però bisogna anche dire che la condizione magari precaria degli avversari, questo mi ha dato un po' di spazio in più. Vabbè, è una partita, questo voglio capire, una partita che cercherete di prenderla come un test serio? Sicuramente, cerchiamo sempre di migliorare. Perfetto. Poi al di là dei gol dei ragazzi l'abbiamo vinto, però l'importante è secondo me portare 3 punti a casa e salire di classifica, questo è l'importante. È importante anche la tua, diciamo, la prestazione personale. Vabbè, sì, ci sta, perché fa piacere quando uno segna. E quindi la rimonta di Unifree, chissà, alla prossima puntata. Buonasera, siamo qui con Cucolo e Dubioso, i migliori oggi di SRSP, che sorprende ancora e vince 1-0 e si porta 8 punti, seconda vittoria consecutiva. Allora, Dubioso, difensore centrale, oggi grandissima prestazione per lui, una partita diciamo vinta con grinta, col cuore, grinta. Abbiamo giocato bene, potevamo vincere con un punteggio molto più superiore, ha fatto un unico gol, però è andata bene così. Tu, il gol è arrivato nel finale, però, prima Ahmed ne ha sbagliati un paio, quindi qualcosa. Siamo arrivati parecchie volte sotto porta, oggi più che mai veramente abbiamo sprecato, siamo stati spreconi, però l'importante è che abbiamo riuscito a fare gol. Se vuoi fare un commento su Cucolo, da quando è arrivato in squadra si fanno punti, segna e si vince. Sì, finalmente abbiamo trovato un attaccante, qualcuno che butta la palla dentro. Ci mancava, perché comunque... Qualcuno che fa segnare anche Ahmed. Sì. Anche se Ahmed stasera l'ha sprecata, l'ho fatto, aveva fame stasera, molta fame. Ma quindi siete partiti diciamo come la squadra cuscinetto e adesso diventate la rivelazione? Sì, siamo partiti come squadra cuscinetto, adesso pian piano stiamo prendendo le reti di mano della squadra, stiamo anche combattendo tutti quanti, possiamo fare un bel campionato. Dove può arrivare? No, non lo so, fare bene, giocare bene, questo è l'obiettivo. Va bene, allora sulla diplomazia di Cucolo è un po' scaramanzia, ci fermiamo, sì, vi saluto. Sì, sicuramente. Complimenti per la messa. Grazie. Siamo qui con Maurizio Aiello. Ciao. Buonasera signora Aiello. Buonasera. Autore di una tripletta splendida che vede il duel finalmente solo in classifica. Altro, sì, siamo molto felici di questa vittoria contro la nostra concorrenza e dipendenza. Un 5-0 che davvero può essere pesante, soprattutto per un punto di vista di motivazione, non c'era nemmeno De Mattia, quindi di conseguenza mancava il bomber principale. È sostituito più egregiamente il bomber. Sì, ci siamo trovati molto bene, ma Luca ci serve per questa vittoria di questo torneo, quindi deve tornare presto. Comunque la squadra avversaria comunque ha dimostrato, nonostante la mancanza e l'infortunio di un giocatore, di saper tenere testa, nonostante il risultato parlasse chiaro nei nostri confronti, c'è da dire che hanno fatto una prestazione molto maschile, molto dura. Sì, hanno giocato bene, anche con in meno, sono stati sfortunati a perdere il loro giocatore. Un po' di nervosismo nel finale magari. Sì, vabbè, si sono un po' nervositi, però ci può stare. Grande vittoria per il duel, signore. Primo posto. Buonasera dal Millennium, l'Enjoy ha appena battuto 3-2 il Widenz, siamo con i migliori in campo di Stefano, ecco, prima vittoria per l'Enjoy in questa Clubbers League finalmente direi. È stata una partita comunque combattuta come tutte quante, tranne forse l'ultima in cui l'abbiamo veramente buttato noi con RSP. Finalmente abbiamo fatto una vittoria, abbiamo creato una squadra quest'oggi che è stata capace di mantenere completamente il campo, forse potevamo chiuderla molto prima, io ancora... Enjoy opaco, che ormai però... squadra che era arrivata quindi alle strette, diciamo, da vincere per forza se voleva dare una scossa a questa classifica. Eravamo partiti con delle idee completamente diverse, volevamo vincerlo questo campionato, però ecco, piano piano stiamo trovando in chiesa di gioco sempre meglio. Ecco, diciamo l'episodio a fine primo tempo, cartellino rosso sul colpo di testa di Mariano Verde, forse era meglio che entrava quella palla, non lo so. Sicuramente. Rigore sbagliato poi. Sbagliato il rigore e partita forse lasciata troppo in sospeso, ecco, dovevamo chiuderla prima. Ecco, nel secondo tempo non fa la differenza la superiorità, ma la fa il tuo gol del 3-2. Come giustifichi questa cosa? Che ecco, non siamo ancora totalmente squadra, dobbiamo migliorare da questo punto di vista, potevamo chiuderla assolutamente prima e sarebbe stato
più tranquillo arrivare alla fine, ecco. Ultima cosa, la tua prestazione, doppiette, assist, direi migliore in campo. Ho qualche dubbio, anche perché non sono più, cioè non sono ancora quello di prima, però piano piano sto andando meglio. Ti ringrazio. Grazie a voi. Da Millennium è tutto. Buonasera dal Millennium, quinta giornata di Clubbers League. Il Glory Force Bam ha appena battuto 2-1 in Lovely. Siamo con il capitano Ippolito, complimenti tra l'altro per la prestazione. Grazie mille. Portiere del Glory. Ecco, dopo la sconfitta torna Ippolito, il Glory vince. Torna Ippolito, ma torna una squadra che è la nostra, quella che è sempre stata titolare e che quindi ha comunque unità in campo, sa come si gioca, sa i nostri schemi e quindi anche alla lunga riesce a vincere. Ecco, diciamo una partita tesa, nervosa, maschia, il risultato si stava vedendo. No, è stata una partita abbastanza tranquilla, è stata una sì. Partita abbastanza tranquilla, anche se all'ultimo qualcuno ha fatto un fallo su Rossi, il 10, forse uno dei nostri migliori in campo che comunque non c'entrava per la partita, tanto è vero, è stato espulso giusto alla decisione dell'arbitro. Diciamo è stato anche un fallo tranquillo. Diciamo su un tattico, se vogliamo. Ecco che entra Enzo Pipolo, il primo marcatore. La sua prima partita. Enzo Pipolo, buonasera. Ghiaccio, tutto a posto? Da centravanti. Ah, Enzo Pipolo. Poi arriva Zungri. Lo dedico a mia moglie. Poi per Zungri. Del proprio ragazzi, aspetta. Ragazzi, allora aspettate. Capitano, aspettate. Prima di andarmene, posso dire una cosa? No, allora, la vuoi dire? Ma te la faccio dire. Dici. Devo fare complimenti a un membro della squadra perché anche sapendo i suoi limiti gioca da guerriero, cioè Contuzzo, Giovanni Contuzzo. Un applauso a Giovanni Contuzzo. Contuzzo, il complimenti, mi hanno detto che dai il massimo in mezzo al campo. Ho i miei limiti tecnici, cerco di sopperire in altro modo. Vabbè, una parola, la parola a Pipo, la tua di un gol, ecco, forse ne potevi fare altri due, però il tuo tiro, cioè vuoi usare la punta per forza, non lo so. Giocatori calcetto. Ultima parola al capitano, ecco. Grande portiere! Questo Glory a questo punto, arrivati alla quinta giornata, che cosa può 7 punti, siamo a 7 punti, non è ancora felice la nostra zona di classifica, ma comunque il campionato è ancora lungo, dopo le prime defiance comunque per la nuova squadra, una volta che abbiamo iniziato a giocare insieme, stiamo riuscendo ad ottenere dei buoni risultati. Per il momento la squadra che temi quale può essere per le fasi finali? Ma per le fasi finali nessuna, c'è il 2, il capitanato da Capuano, che praticamente non è nessuno. Altro membro del Glory, non so chi sia, comunque piacere. Che viene sui campetti di calcio per cercare una doccia con qualcuno, Simoncino. Siamo una squadra comunque etnica, ci sono gay e uomini. Vabbè, adesso puoi mostrare lo sponsor. Oltre portiamo anche le donne. Il nostro sponsor Glory Force Bam. Glory Force Bam, Glory per andate il locale, a Glory, andate a For Glory, per la Force Glory. Bam. Anto, grazie, ma t'ha fatto ciao, ragazzi. Da Millennium è tutto. Allora, buonasera da Millennium, dopo 5 giornate di Clubbers League abbiamo finalmente il piacere di intervistare un componente mister dell'Ovely, Lautiero Alessandro. Buonasera. Ecco, questo Lovely ancora 0 punti in questa Clubbers League. Squadra che fondamentalmente sta crescendo di gruppo. Stasera si è visto di però. Di gruppo. Questo è l'importante. Abbiamo i nostri supporter che vengono ogni settimana. Avete rischiato il pareggio questa sera? Abbiamo rischiato il pareggio. Come abbiamo rischiato il pareggio? Stavate per pareggiare. Abbiamo rischiato di vincere. Avete rischiato? Vabbè. Abbiamo rischiato di vincere, però nel finale avete preso. Vabbè. Il gol. Ecco, siete stati definiti squadra cuscinetto. No, squadra materasso si dice. Squadra materasso. È diverso. Quindi non vuoi controbattere questa dichiarazione. Abbiamo un campionato abbastanza lungo, quindi la prossima giocherò anche io, quindi Maurizio Capuano, stai attento, questo è per te. Quindi la prossima è contro il duel. La prossima è contro il Lautiero Kira. Ci promette Lautiero sfida Kira. Ti ringrazio veramente per aver complimenti ragazzi per questa per essere intervenuto ai microfoni Arend, per me è un'emozione. Vincere, saluto alla vinceremo. Da Millennium è tutto. Buonasera da Millennium, siamo qui col capitano del Wake Up Marco Menichini che ha battuto per 4-0 l'NVN.
Buonasera. Siamo contenti di questa vittoria, anche se alla fine era una squadra un po' rimaneggiata. Vabbè, c'era senza anche degli avversari, diciamolo. Ah, sì. Siamo contenti perché dopo la prima sconfitta abbiamo fatto tutte vittorie, va bene così. Sei contenti anche che con questa vittoria raggiungete loro a 12? Che stavano mantenendo un rullino di marcia molto alto, hanno fatto punteggio pieno e quindi siamo contenti perché li abbiamo raggiunti. Ora puntiamo al primo posto, che c'è il duel, se non sbaglio. Il duel che continua a vincere. Che continua a vincere, li aspettiamo. Aspettate, però al secondo posto diciamo potete fare. Sì, tanto. Fino a puntiamo alla vittoria, il secondo non ci interessa. Dove, secondo te, dove dovete migliorare? Ma dobbiamo migliorare un poco a centrocampo. Stasera a difesa abbiamo girato bene, però qualche infortunio, però va bene così. Va bene. Beh, nonostante essere assenza, ce l'avete fatta. Va bene. Ti ringrazio, in bocca al lupo, ciao. Buonasera dal Millennium, l'atmosferica ha appena battuto 3-2 last night in Naples. Siamo con Vincenzo Lubrano, numero 20, a mano. Grazie, completo la sezione. Dalla regia, ecco, stai crescendo, siamo arrivati alla quinta giornata, buona prestazione la tua, anzi direi ottima prestazione, un gol e un assist, terza vittoria consecutiva da parte dell'Atmosphere. Dopo un paio di partite che abbiamo tentennato, finalmente stiamo tornando in forma e cerchiamo di migliorare partita dopo partita. Ecco, diciamo atmosferica che deve dare conto molto alla loro punta, che era Ernie Estatico, che è davvero la nostra punta di riferimento. Stasera si è sacrificato molto facendo molti assist e ha lavorato molto per la squadra. Ecco, mi hanno detto di determinate visite mediche, come sono andate queste visite? Siamo sempre sotto controllo qui con i muscoli. Ritiro, ritiri, sì, serate. Ecco, che cosa fai nell'atmosfera? Che ruolo hai tu nell'atmosfera? Svolgo un ruolo come in campo di jolly, corro molto anche nei locali. Ah, perché ti reputi il jolly dell'atmosfera, attenzione. Infatti cambio diversi ruoli, quando non ci sono personaggi in difesa mi sacrifico anche lì, è lo stesso nei locali. Potete fare l'applauso adesso a Lubrano. Bravo. Grazie a Lubrano. Alla prossima. Per essere intervenuto ai microfoni Arendt. La Milano è tutto. Torneo Clubbers, siamo con il signor Grasso del Nice to Be. Partita che non è stata una partita di calcio, l'ho vista onestamente, è stato più un incontro di wrestling probabilmente. Troppo nervosi, siamo tutti amici e quindi la sentivamo. Ma l'avete sentita un po' con uno spirito, diciamo, che non è troppo consono. Avevamo fair play. Scommesse tra di noi, quindi avevate scommesse, quindi girano anche queste cose. Girano bottiglie, capitani dei spogliatoi, bottiglie del torneo calcio. E hai fatto il gol importante, sei il capitano, quindi segno che comunque hai voglia di trascinare questa squadra. Assolutamente. Il portiere avversario miracoloso. Ho fatto 3-4 parate incredibili. Da chi è stato battezzato? Non si sa, ma dovreste portare alle vostre serate probabilmente. Vediamo, sarebbe un ottimo PR. Signori, col Nice to Be è tutto. Con il vittoria dedicata alla sorella di Nicola, che è appena nata, quindi tanti auguri. Tanti auguri. Auguri Nicola. Inquadriamo. Ok, perfetto. Grazie di tutto.